Le malattie rare e lo sport. Obiettivo, il gioco di squadra. Il 13 aprile scorso il Salone d'Onore del CONI di Roma ha ospitato un'iniziativa inusuale per i suoi standard. Tra le mura abitualmente adibite a premiazioni e celebrazioni sportive, il presidente del CONI Giovanni Petrucci ha accolto il convegno Malattie rare e sport. Tema principale del convegno organizzato dalla AICH è la corea di Huntington. Oggi, essendo il CONI è ben lieto di essere vicino alla ricerca, ha detto in apertura il presidente Petrucci, ed è un onore essere circondato dagli esperti del settore che mi affiancano. In un unico coro vogliamo unire lo sport alla causa. È bello vedere questo salone solitamente gremito per le premiazioni sportive, animato dalla lotta alle malattie rare. Il professor Luigi Frati, rettore della Sapienza, individua nella ricerca il motivo che lo ha spinto a partecipare al convegno. Soltanto confidando nella ricerca, ha precisato, si potranno trovare i percorsi terapeutici per sconfiggere le patologie rare. Margherita De Bac ha descritto così il suo contributo giornalistico. Per me è stata una gioia partecipare alla manifestazione con il presidente Gianni Pucci, che ricorda i miei passati da sportiva, ed è un grande motivo di orgoglio. Io ho sempre svolto questo mestiere con entusiasmo, con la grinta di quando sono sui campi da tennis, di quando vado a compiere, ancora lo faccio con fortuna, e ho sempre interpretato questa professione come qualcosa che non fosse soltanto per me ma per gli altri, e sembra una frase fatta, un luogo comune, invece è stato proprio così, e per cui quando ho incrociato lungo la mia strada professionale le malattie rare, non ho esitato ad abbracciarne la causa. La corea di Huntington è una grave malattia ereditaria del sistema nervoso. In pratica il cervello subisce una costante perdita di neuroni, penalizzando le capacità cognitive e la coordinazione motoria. Da qui il nome corea, danza, dal greco. Ne abbiamo parlato con il professor Ferdinando Squittieri, direttore del Centro di Neurologia e Malattie Rare IRCCS. Questo convegno, partiamo dal titolo del convegno, Malattie Rare e Sport, cosa lega questi due elementi? Beh, innanzitutto il fatto che lo sport ha una capacità aggregante che aiuta moltissimo nella sofferenza. Le persone che soffrono di patologie talvolta incurabili e devastanti. E poi perché in qualche modo l'agonismo che lo sport stimola è qualcosa che le persone che hanno un problema del genere vivono ogni giorno, perché è una competizione continua con se stessi per sopravvivere. Quindi il binomio è assolutamente, autenticamente coerente. Senta, prima c'è stato un paziente, Massimo, che ha detto letteralmente durante il convegno che lei è stata la luce per questi pazienti. Cosa si prova quando si ricevono, diciamo, anche questi complimenti, possiamo definirli? Consapevolezza di essere, di avere una grandissima responsabilità. Non sempre certi di meritarla. Ma sicuramente certi di doversela conquistare ogni giorno. Certamente. Come mai lei si è avvicinato a questa patologia rara, la corea di Huntington? Come accade nella vita delle persone, poi le cose accadono per caso, perché da un punto di vista professionale, durante il mio corso di studi, mi sono avvicinato a chi mi ha trasmesso sensibilità. Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico, dà un esempio di ottimismo. Da uomo di sport, sono uomo di sport, è molto piccolo nel momento in cui ho la fortuna di assistere alla relazione come quella che tu hai fatto nel finale, ma soprattutto perché da cittadino non fanno che accrescere in me tutta la stima che io ho sempre nutrito nei confronti dei ricercatori italiani. Mi rendo conto che poi l'attività che svolgiamo da dirigenti sportivi, sia pure io poi rappresentando un mondo molto particolare all'interno del mondo dello sport italiano, mi porta spesso ad apprendere delle patologie e sofferenze a me sconosciute, nonostante poi provenga io stesso da un mondo generalizzato di sofferenza. E sempre più, passate in una digressione molto personale e intima, Flaiano diceva che la felicità è desiderare ciò che si ha, no?
e sempre più io mi sento assolutamente felice di quello che ho. In fondo io ho avuto solamente una lesione minimale con tutte le conseguenze che ne derivano, ma solamente una lesione minimale, per cui la persona disabile che vive ormai da 30 anni la propria disabilità, mi sento la persona più felice di questo mondo per tante esperienze di sofferenza che invece quotidianamente faccio. La sindrome ha un grave impatto sull'equilibrio della famiglia, anche perché il fattore di rischio di ereditarietà genetica da genitore al figlio è pari al 50%. La testimonianza di questa donna, moglie e madre di pazienti affetti dalla Huntington, non ha bisogno di ulteriori commenti. L'aggressività. Lui sentiva continuamente voci, era molto aggressivo, mi picchiava molto. E poi piano piano, cosa era brutto vedere un uomo che era ex paracadutista del Folgore anche, ridurlo in quel stato che non riusciva neanche a muoversi più. E più peggio cosa era poi quando ho scoperto mio figlio, che piano piano non riusciva neanche a parlare, a camminare. Quanto è stato fatto fino ad ora per questa patologia, ma quanto soprattutto c'è ancora da fare? È stato fatto moltissimo inizialmente da parte di pochi, pochissimo da parte di molti che lo hanno forse più rincorso per un obiettivo ed una strategia di prestigio personale. Quello che è da fare è molto ancora e dovrebbe ovviamente abbracciare una grossa fetta della società, sia sul piano sia dalla parte scientifica che dalla parte politica, secondo me.